Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Nexomon Extinction, un gioco che desidero ringraziare prima Giangi7723 per avermelo consigliato. Mi ha detto guarda c'è questo in italiano, carino. Ma soprattutto anche Mirko di Gameplay Channel per avermelo donato. Ed è un gioco stile Pokémon. Ci sono i Nexomon, che sono delle creature che ricordano molto quelli lì, insomma. Si possono catturare, la meccanica di catturare è un po' diversa rispetto a quella dei Pokémon tradizionali, in pratica c'è un mini gioco da fare per poterli catturare. C'è tutta l'avventura da giocare, tutta in italiano, ovviamente Nexomon Extinction, si chiama Extinction, è il secondo capitolo, trovate su Steam anche il primo, ma purtroppo non è in italiano. Vi potete magari aiutare con quel tool, Tap Translator Application, che vi ho consigliato qualche tempo fa. Questo invece è in italiano, lo andiamo a provare, lo guardiamo, costa $19,99 su Steam, un buon prezzo se siete appassionati di giochi di questo tipo, insomma. Dobbiamo un attimino capire quali sono i tasti di azione per poter giocare, perché in realtà il gioco esiste anche per Switch. E quindi si adatta bene a un utilizzo col pad. Infatti qua ci muoviamo con le frecce direzionali piuttosto che col VASD. Dobbiamo trovare quali sono i tasti A e B. Adesso un attimino che li troviamo, mappiamo magari i tasti. Eccolo qua, col tasto L si conferma. No, a dire la verità si torna indietro con il tasto L. Adesso ok, K ed L, ok. Insieme abbiamo prosperato per molte generazioni. Graficamente molto carino, cioè vabbè, qua i disegni sono fatti bene, poi vedremo la grafica. Insieme siamo insorti contro ogni probabilità e avversità. Questo mondo è costruito su millenni di amicizia, realtà e amore. Utopistico tutto questo. E questo è quello che credono gli ignoranti. In tempi immemori Nexomon avevano uno spietato re. Il suo nome maledetto era Omnicron. Quella mostruosità condusse la sua specie in una grande crociata contro l'umanità. Eravamo contro i Nexomon. Ne hanno fatti una serie nel corso degli anni, i Pokémon, i Digimon, insomma ne sono nati tanti, però... è un gioco che si trova anche in versione free to play su mobile... E se è fatto bene, chi se ne frega, insomma, che sia ispirato a altri titoli, insomma. Siamo stati in grado di sconfiggere il re dei mostri e sfidare la ruota del destino. Sì, poi anche con lo zainetto e il cappellino, cioè chiaramente, proprio a piene mani. La vittoria è la nostra. L'eredità di Omnicron è ora sterile. Il nulla, se non un sussurro nel vento. Finalmente liberi dalle sue catene, i Nexomon sono diventati i nostri compagni di vita, animali domestici, insomma, guardateli lì che volano, ci sono quelli, simboli, sembrano delle cipolle volanti. Il nostro mondo, la nostra gente e il nostro futuro erano diretti verso un futuro luminoso. Ma quel giorno non arrivò mai, perché la vera era dell'estinzione è appena cominciata. Ce ne sono 300 da catturare, quindi diciamo che c'è pane per tutti i denti qua. Ok, si va avanti con K. Ah, guarda che panorama. Dimmi com'è che hai detto di chiamarti. Dimmi che me lo fai scrivere. Sì, Indie. Perfetto, invio per confermare. Umf. Indie, giusto? Sì, sono io. It's me! Sì, stiamo andando giù un po' veloci? No, ok. E non stiamo messi proprio benissimo. Oh, eccoti, guarda, proprio lì, sei in quell'aeronave. Sì, sei tu. O forse no. No, dammi un aspetto più... meno nipponico possibile, grazie. Dai, mi faccio questo. È così che apparirà, yes. Faccio pelato che ormai sto affrontando la triste realtà della vita. Oh, non preoccuparti, giovanotto. Andrà tutto bene. Io vi dico la verità, ho visto anche altri gameplay di questo gioco, ma onestamente... Allora, non si prestano molto a YouTube.
ne ha delle live, credo, perché comunque è un gioco che ci si gode personalmente per la storia, per la cattura dei Nexomon, insomma, quindi non credo ai miei occhi. Come siamo arrivati a questo? Perché sta succedendo questo? Indy, quel ragazzo ci ha traditi tutti, tutto quello che abbiamo costruito, tutto quello per cui abbiamo lottato. Che potere, che assoluta malvagità, la fine dei tempi sta arrivando. Amelie, dobbiamo ritirarci adesso, non ne vale la pena. Stai zitto, Edward. Ascoltami, ascoltami bene. Se vogliamo salvare il nostro pianeta, Indy deve essere annientato. Perché? Rimani con me, combatti a testa alta di fronte alla... Ok, la nostra gente si alzerà mentre Indy cadrà. Sì, questo lo hanno detto molte volte, soprattutto in Sekiro e in Dark Souls. Va bene. Non ti perdonerò mai. Ci hai condannati tutti, Indy, maledetto ragazzino. E cos'è la fine della storia qua? Adesso... Allora, si presta molto il mobile, quello sì, ma graficamente non so perché, non mi dispiace. Ci sono tanti, tantissimi dialoghi, quindi fortuna in italiano, ve lo leggete, vi rilassate, però insomma è tutto basato molto sulla storia. Che cosa ci fai quindi? Oggi è il grande giorno. Lo sai che giorno è oggi, vero? Cosa? Con la faccina così. Seriamente, ma tu stai scherzando? Come fai a non saperlo, Indy? In tutti i giochi di stampo orientale hanno un incipit così. Ma non sai che anche, come si chiama? Dragon Quest, uguale. Sai che oggi è il grande giorno, il grande giorno. Tutti così iniziano. Gli altri sono già fuori, Indy, sbrigati. Diventiamo domatori. E vai a prenderti delle provviste al magazzino. Ok, se ti ricordi dov'è. No, in realtà no, ho appena iniziato, però. Vabbè, intanto ci muoviamo. Allora, hai trovato 20 monete, così sul comodino probabilmente di quel tizio lì, ma va bene. Qua ci sono anche dei pomodori. No, sono delle mele, va bene. Apriamo quel forziere a sto punto, no? 50 monete, vi sto derubando tutti, ma in realtà io sto per andare a salvare il mondo. Ah, praticamente poi col tasto K si corre. Voglio dare un'occhiata anche alle... Salva, al gioco salva. Ci saranno poi i... con l'invio, sì, infatti... si apre il menu con la squadra, con i Nexomon che abbiamo, l'inventario che possediamo, diviso poi per zone, quindi sì, ah, è molto intuitivo, con la QR e ci si muove così, perfetto. Il database con tutti i Nexomon catturati, vedete quanti sono, non voglio arrivare a cliccare 300 volte, però ci sono solo 300. Il profilo con il nostro tempo di gioco in 381. Ok, cambia avatar, cambia cucciolo, cambia nome, possiamo cambiare tutto. Il diario che ci racconta tutte le missioni e il sistema che ci fa vedere la selezione della lingua, il checkpoint, lo schermo intero o meno. Torna alla home page e va bene. Torniamo indietro, andiamo. Allora dobbiamo andare al magazzino. Ma dov'è il magazzino? Scusi, posso no? Mi dica. La tecnologia fa schifo, perché possiamo avere solo 6 Nexomon in squadra? Non ha senso, è vero, effettivamente. Di solito poi quando si mettono così in Pokémon è perché vogliono sfidarti. Cerchi qualcosa? Se vedi qualcosa di luccicante, avvicinati e premi il pulsante A. Sì, qua c'è di tutto e di più, però sembra essere il magazzino, quindi... Prendi la pozione, l'elisir, adesso qui non sbaglio una mela. No, invece è etere, va bene, in mezzo alle mele. Sto qui se n'è accorto. Oh, vedo che qualcuno non vede l'ora di diventare un domatore. Dovrò rifornire il magazzino. Lascia qualche pozione per i tuoi compagni avventurieri, Indy. Sì, va bene, ho preso tutto, me ne vado. Questo era il magazzino, si esce da qui. Posso uscire anche da qui? Sì, ma non vado da nessuna parte, però trovo un revitalizzante. Oh, guarda lì che sono tutti già lì fuori, quindi adesso andiamo a prenderli. Andiamo a recuperarli, insomma. Va bene. Salve, eh. Arrivederci. Ok. Eccoli là. 1, 2. E questa qui è quella che ci stava cercando di annientare prima. Solo 3 ragazzini quest'anno. Aspetta un attimo, c'è un quarto moccioso. Sono sicuro che lui stia arrivando. Perché stiamo aspettando Indy? Stiamo sprecando tempo. Calmati, Ross. La pazienza è la più grande virtù di un domatore. Te lo sei appena inventato. Stiamo aspettando. Punto. Grazie. Già mi piaci. Incontrati con i tuoi amici, ho capito, se mi lasci andare. Ok, prendiamo un'occhiata in giro. Oh, che cacchio. Ah, vabbè, mi ha calcolato già lì. Fantastico, quindi ci grazia con la sua presenza. Facciamola finita, Amelie. Dimmi
D'accordo allora. Benvenuti ragazzi, mi chiamo Amélie e rappresento la Gilda dei Domatori. Ogni anno selezioniamo dei giovani perché diventino domatori di Nexomon e si iniziano non allenatori ma domatori, va bene? Questa sarà la svolta della tua vita, io sono qui per assicurarmi che tu ci riesca. Bello che poi mostra anche chi sta parlando, insomma è la tizia lì. Ma per iscriversi dobbiamo avere il nostro Nexomon personale, giusto? Come per tradizione sì, la foresta nuova del posto ideale per catturare. Hai tempo fino a mezzanotte, ti verrò a prendere la foresta una volta scaduto il tempo. Stai mandando un gruppo di ragazzini in una foresta fino a mezzanotte? Non preoccuparti, non può succedere nulla in questa foresta antica. Ok, chiaramente non hai mai giocato ad un RPG. Va bene. Andrà tutto bene per l'amor di Ulza. Questa è un po' isterica. Va bene, dai, andiamo a nord e prendiamoci il Nexomon, così vediamo. Posso parlare con lei, dottore? C'è qualcosa nell'aria oggi, fai attenzione. Finisci questa cerimonia velocemente. Tu invece che mi hai difeso? Avrai bisogno di un Nexomon. Vai nei boschi. Va bene, andiamo a nord, nei boschi. Salve, non sapete dove andare? Io viaggio da solo. Ok, ecco il piano. Al contrario delle persone normali, Coco può usare il suo senso dell'olfatto per tracciare i Nexomon per noi, vedi allora. Persone normali, è una perdita di tempo. Vado per la mia strada, buona fortuna. Sì, sono anch'io dell'idea, eh. Fai come vuoi, prenderò questa strada, non seguitemi. Va bene, non abbiamo molto tempo, potremmo controllare il... E chi è questa? Impossibile. Indy, che ci fai qui? Ascoltatemi, qualcosa di pericoloso si sta avvicinando. Chi sei? Che cosa importa? Ora non è il momento, Indy. Tornare al farmatopio non farebbe altro che mettere gli altri bambini in pericolo. Ascoltatemi, c'è una statua finta a Nord, capito? Ha una camera segreta sottostante dove potete nasconderti. B. Sbrigatevi nel tempo, il nostro tempo sta per Perché sta tremando? Vuoi andare a Nord? D'accordo, immagino. Va bene. Quindi? Cioè... vabbè, stiamo girando in due adesso e è tutto abbastanza imprevedibile, ma c'è un colpo di scena. Guarda, c'è qualcosa in cielo. È enorme, sembra una stella cometa o qualcosa di simile. Esprimiamo un desiderio, quindi vediamo. Desidero una normale tranquilla avventura. Olla Peppa. E quindi non abbiamo manco un Nexomon noi per... Che cos'è quella cosa? È un drago? Non riusciremo mai a scappare da quello. Ma... Fuggi, fuggi! Con le faccine che piangono, veramente. Ah, ok, arriva a difenderci. Sei stato troppo lento, Indy. Ti ho detto di sbrigarti. Un drago qui fa tutti i posti possibili. Va bene. D'accordo, date una calmata, ragazzino. Questo è un momento buono. È buono come qualsiasi altro per imparare a combattere. Sta per arrivare dell'aiuto. Bisogna che tu resista ancora un po'. Va bene. Ho qualcosa per te. Dammi un Nexomon. Oh. Forza, prendi uno di questi. Questo sarà il tuo compagno per tutta la tua vita. Perciò scegli attentamente. Ok, io di solito Charmander scelgo, però. Scegli un Nexomon. E che cacchio. Allora, vedete che ogni Nexomon ha un elemento. Fuoco, la foglia, l'acqua, insomma, questo qua oscuro. Sembrano tutti molto pucciosi, molto interessanti. Io avrei scelto questo così per tradizione, però. Vediamo quale mi fa fiducia. Questo mi piace. Gekoko. Nexomon, Gekoko sono un Nexomon molto curioso. Abilità di camminare su qualsiasi superficie grazie alle loro zampe appiccicose. A meno nascondersi. Sì, lo seleziono e lo prendo. E sblocco l'obiettivo My First Nexomon. Va bene, combattiamo. Ora ascolta con molta attenzione. Una volta che questo sarà tutto finito, nessuno dovrà sapere di me. Capito? Tieni la bocca chiusa, ok. Ce la puoi fare, Indy, io credo in te. Va bene. O che sia parte della prova, questo non lo so. Comunque useremo il mio Nexomon nuovo per combattere il drago. Che cosa stai facendo? Indy, sei fuori di testa. Torna qui, ti prego. No, io combatterò il drago. Ok, abbiamo. Squadra, mosse. Allora, incontrato. Ok, usiamo tempesta. Abbiamo già perso tutti i punti.
Ah, ok, la squadra è questa, quindi non posso neanche cambiare con la K se va su squadra, ma va bene. Attacco, faccio boato. Mi spende 5 punti. Ha fatto più danno di prima. Vabbè, ma questo è uno scontro che non si può vincere. Boato. Fulmine di nuovo. È un leggendario, cioè ci hanno spazzato via. Graalun a livello 45, non livello 1, quindi direi che abbiamo fatto una gran brutta fine. Ti ho detto di stare indietro. Cosa facciamo? Non esiste che riusciamo a battere un drago. Scappa. Sì, direi di sì. Hai fatto un buon lavoro, Indy. Hai fatto fin troppo. Forza, perdi qua. Gli ho fatto guadagnare tempo, probabilmente. La statua è svanita, questa è la nostra occasione per scappare, via! E mi lasci qui! E sono ancora abbastanza impressionato io. portami via magari un po' più di delicatezza. Va bene. Ehi, Indy, forza, svegliati, siamo salvi ora! Graficamente è figo, i disegni sono fighi. Indy, le tue gambe, il drago le ha divorate? No, ci sono le gambe. Va bene, calmati, ma dove hai preso quel Nexomon? Gli dico la verità. Ok, è la cosa più stupida che abbia mai sentito, ma sei sicuro? Ah, probabilmente l'ho visto solo io, quello di prima. Comunque, guarda questo posto, che mi dici questa stanza segreta? Non possiamo tornare fuori con quel drago ancora là? Ok, se esplorassimo un po', ok, esploriamo un po'. L'eredità di un eroe. Va bene. Onestamente, non so dirvi la lunghezza del titolo, non lo so ancora a livello di longevità. Però sembra senz'altro interessante. Nucleo di affiatamento. Cioè, ha tutte quelle cose che dovrebbe avere un gioco di questo tipo. Se troviamo il piccone, riusciamo a ottenere anche i materiali. Molto bene. Qua troviamo un Exotrappola per catturare i Nexomon. 25 monete. Una pozione. Però, di sicuro, chi è appassionato di questo genere di giochi non ha bisogno di vedere tutto questo titolo. Perché comunque, se sei appassionato, già ti stai. Non vedi l'ora di uscire da questo video e comprarlo. Allora, chi è questo? È musica, poi, mamma mia. Mi sembra curato, piuttosto curato il gioco. Indy, giusto, piacere di conoscerti. Mi chiamo. Beh, ormai non ha più importanza. Un fantasma, questa deve essere una specie di. Non ho letto. Ho mandato avanti troppo velocemente io da stupido. Rilassati, ragazzino. Ti ho appena salvato da quel drago, no? Hai aspettato fino all'ultimo minuto. Sei consapevole di quanto traumatico possa essere per una ragazza. Comunque, se n'è andato, quindi potete andare, ok? Il luogo in cui riposo. Una volta ero anche un domatore come te. Eri forte? Non me la cavavo male, credo. Probabilmente scopriremo che è un eroe, insomma, della categoria. Potrebbe insegnarci qualcosa. Sai che questa non è una zona normale all'aver incontrato un fantasma, vero? Ma se sì, ma sicuro, posso insegnarti come catturare un Nexomon. C'è un buon posto un po' più avanti che possiamo usare. Va bene, andiamo. Intanto però prima ti apro quella cassa lì. Non c'è letteralmente nulla che possa andare storto seguendo un fantasma in una caverna, va bene. Qua c'è un buco. Dove si va dal buco? Da nessuna parte. Niente, andiamo avanti. È andato di qua. Ok, eccolo lì, il Nexomon nell'erba. Indy, potrai non saperlo, ma viviamo in tempi pericolosi. Questo mondo orribile, disgustoso, bruciato, deprimente e distrutto. Ok, abbiamo capito. Ma se sai come cercare, troverai sempre un Nexomon. Va bene. Riesci a vedere quel cespuglio che si muove laggiù? Deve esserci un Nexomon selvatico. Avvicinati così lo possiamo catturare. 10 Nexotrappole, ok. Bel problema. Dovrò beccare tutti i tasti e non avendo il pad, devo rimapparmeli con calma i tasti, se sempre che sia possibile farlo. D'accordo, cattureremo questo Nexomon. La cosa più importante è indebolire il tuo avversario. Forza, attaccalo. Lo attacco con un boato. Ok, l'ho quasi ucciso, quindi direi che è possibile. Niente male, Indy. Ok. Stai cercando di saltare questo tutorial, perciò diamoci una mossa. Grazie, ok. Premi entrambi LB e RB per aprire il menu di cattura. Ah, ok, li premo tutti e due, perfetto. Mostra le percentuali di cattura, le quali dipendono
da molti fattori, ad esempio i punti salute dell'avversario. Puoi anche nutrire in Nexomon con vari cibi per aumentare le possibilità di cattura, ma questo lo imparerai più tardi. Un po' come Ni No Kuni, però non era per catturarli, ma vabbè. Comunque abbiamo, è stanco, non l'abbiamo sfamato, perché l'avessimo sfamato avremmo più possibilità ancora. Abbiamo 17%. Usiamo la Nexo Trappola. Un altro importante il tipo di Nexo Trappole, vabbè, usiamo la normale perché ce ne sono altre. Abbiamo il 27% perché abbiamo selezionato un 10% supplementare che derivano dalla prossima. Probabilmente l'effetto di stato che vedete lì in alto a sinistra, se per dire lo addormentiamo, abbiamo una percentuale maggiore. Lo lanciamo, lo prendiamo, abbiamo un mini gioco da fare. BXXXY, vabbè, quello che è, però non abbiamo fatto in tempo. Vabbè, in sintesi dovete premere quei tasti velocemente per catturarlo. In questo caso il gioco ce l'ha già fatto catturare, però avremo necessità, possiamo cambiare il nickname, cosa che ho sempre odiato in tutti questi giochi, e inviarlo nel deposito. Quindi, ripeto, dovremmo mapparci meglio i tasti, meglio con un pad, e premere quei tasti velocemente di quella ruota che avete visto. Adesso me l'ha fatto fare comunque, anche se ho azzeccato solo il primo, però in realtà è un po' scomodo dalla tastiera, devo rimappare i tasti, come già vi dicevo. C'è ancora insegnati, ti stiamo aspettando, insomma. Sii prudente, il mondo non è così gentile come una volta. Ci sono altri. Adesso io voglio dare un'occhiata, giusto per correttezza. No, non mi dà nessun tipo di tasto, quindi dovrò per forza di cose giocarlo con... Tanto vabbè, diamo un'occhiata. Abbiamo anche questo che è molto figo, mi piacerebbe prenderlo, però io prima voglio dargli una ramazzata con un boato. Gli abbiamo tolto la metà della vita, quindi magari adesso gli faccio qualcosa che gli farà meno danno, ok? Ok, e poi facciamo cattura. Nexo trappola o lo nutro? Provo a nutrirlo, abbiamo solo il 18%, gli do una mela, quella che ho preso prima. Non è piaciuta, non gli è piaciuta. Vabbè. Provo a catturarlo. Nexo trappola, abbiamo il 23% di catturarlo. E vedete che adesso lancio. Devo, vedete, premere i tasti velocemente. Ma io onestamente, vedete, sto premendo tasti a caso perché dobbiamo farlo entro pochi secondi. E li ho premuti velocemente, ce l'ho fatta. Stinger. Pungiglione, insomma, si chiama. È figo anche questo. E ognuno ha le sue statistiche. Piace nascondersi sotto la sabbia, tipo irascibile, ok. Dobbiamo farli salire di livello e quindi poi portarli con noi nel corso dell'avventura. Ora, in questo caso, diciamo che il gioco ci invoglia a catturarli tutti, però. Mi chiedo chi siano questi pagliacci. Erano i più coraggiosi combattenti della mia generazione. E Spencer. Ah, è lui che parla. Indy, che mi dici? Nutrire in Nexomon, curare i miei Nexomon. Posso darti delle scorte. Mi hanno dato accampamento ad ovest. Va bene, posso nutrire in Nexomon. Cibo incrementa la possibilità di cattura. Al suo cibo preferito, ogni Nexomon, giustamente. Puoi comprarli nei negozi, trovarlo in giro. Ok, mi dà 3 torte al limone. Va bene, non sei costretto a farlo, ma ti faciliterà il lavoro. Va bene, grazie mille, arrivederci. Adesso arriveremo su, ci saranno tutti ad aspettarci. No, c'è la tizia isterica di prima. Santo cielo, Indy, stai bene? Un drago appena sferrato un attacco in zona, ti stavo cercando. Non ho un Nexomon, ne ho ben 3. Guarda, mister, non può succedere. Questa antica foresta, siamo stati attaccati da un fantasma, per favore, deve aver avuto un'allucinazione. Lasciamo il bosco immediatamente. Seguimi verso la fanotrofia India, non ci voglio sapere cosa... Cioè, praticamente lui non era un compagno, era un gatto? Ma che finalmente Nexomon... Ok. Niente ragazzi, allora, questo era Nexomon Extinction. Ringrazio ancora Giangi per avermelo fatto conoscere e Mirko di Gameplay Channel per avermelo regalato. Il gioco sembra senz'altro interessante e può piacere a molti, secondo me, perché comunque ha tante comunque cose da fare,
C'è la storia, che avete già visto che l'inizio, per quanto sia stato banale l'inizio, poi il colpo di scena c'è già stato. Si può minare, si può raccogliere vari materiali che poi servono, comunque si rivende i negozi. Ci saranno sicuramente delle features avanzate, in questo caso poi magari potremo riservarci del tempo per andare a approfondirle. Per intanto fatemi sapere cosa ne pensate scrivendo qua sotto nei commenti, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.